Testa con arma contundente. Quello che è presunta causa. Arma da taglio. C'è un buco, lo vedi? No, presunta causa, perché c'è scritto corta livido sulla fronte. E allora non è un'arma da taglio, se no ci sarebbe questa. No, io ho detto una sbagliata. Arma contundente. Contundente, non è da taglio. Tu hai detto arma da taglio, contundente. Contundente vuol dire che... Sì, che ti ha a botta. È stato il topolino. Livido sulla fronte. È stato il topolino dei denti. La fattiglia dei denti, sì. E cos'è che aveva di fianco quando... È stato il topolino dei denti. Contundente. Vai, vado, stai con... Due tazzine al caffè. Ritirita alla testa, aspetta. L'erba dentro. Arma. Signore, possiamo intervistarla? Dente. Perché aveva Leopardi? Siamo agenti di reati TV. Vassoio con due tazzine di caffè. Un cuoio e un vassoio con alcuni pasticcini. In che rapporti era con la vittima? L'ho detto, eravamo divorziati. Poi? Mi ha lasciato per una cagata, per una cavolata, no, niente di che. So perché arrivava quarto d'ora accademico, diceva che ero ubriaco, ma invece non era. E quelle bottiglie cosa sono? Andiamo, grazie. Come si chiamava la bottiglia? Un po' per tirarmi su da questa vita. Insensato. Signora? Aveva dei figli. Dove era il momento del successo? Era a casa. Io non sono in volo. Vola? La signora è volo. Ah. Quindi lei è la vittima. Come siete presa? Aveva dei figli. Quindi lei è la vittima. Ma lei è la vittima, signora Bono. Aveva dei figli, mi scusi. Eh? Aveva dei figli? Aveva. Figliastri. Avete dei figli? Avevamo. Però? Abbiamo. Sì. Avremo. Mio figlio, Jerry. No, che Jerry? Cosa dico? Gary. Tom. No, era Gary. Non era gay? No, spero di no. Però non ci sentiamo più da tanto tempo, non ma ora è via, ormai non lo so, non ci sentiamo e più da tanto avete tagliato tempo. I punti? Guardi, le lascio il mio numero, faccio il figlio a domicilio, 339 879. Aspetta, ormai ha tagliato i punti. Come se l'è presa la morte di sua moglie? Figli illegittimi. Non è che un po' per come mi ha trattato così. Quindi come, se non è successo niente? No, è successo niente no, però era la mia ex moglie, ricordando un po' anche i tempi, il primo bacio. Cosa così, però anche il fatto con cui, per cui mi ha lasciato casa, perché abbiamo divorziato. Proprio il carattere non era uno dei migliori. Facciamo i figli a domicilio e Castellati se ha bisogno. Andiamo. Salve. Arrivederci.